Finally! Ciao, Thanos! Laila! La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci? È la conferma che Alexios non solo possedeva tecnologia ISU, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Alexios. Ah, hanno messo le scelte anche nei discorsi di Laila. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Certo, Laila. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo ittiti o traci. Non lo farò, anche se i traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La Veramente? lancia è legata a una L'avete già stirpe. trovata? Leonida, Alexios e Deimos, cioè Cassandra, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Ah. Qui ci vuole un mini recap. Per chi non ha mai visto Assassin's Creed Origins, questo è il secondo titolo della saga, della serie di Layla, di Assassin's Creed, lei è Layla, ed è la persona che sta dentro l'Animus e che fa rivivere tutti i ricordi. È la creatrice di un Animus particolare per cui tu non devi avere in comune praticamente il DNA con l'antenato per vedere i suoi ricordi, ma tu praticamente colleghi l'Animus a un oggetto che ha ancora il DNA sopra. Cadaveri vanno benissimo e puoi leggere insomma, il DNA del cadavere. E infatti in Assassin's Creed Origins lei riusciva a leggere i ricordi di Bayek perché aveva trovato praticamente la tomba di Bayek e ci aveva trovato Bayek mummificato dentro, ci aveva collegato l'Animus e vai, streaming pronto. E non so come l'abbiano fatto stavolta, credo con la lancia a questo punto, non so. E niente, l'effetto osmosi invece quando stai tanto nell'animus, dopo un po' inizi a vedere ciò che c'è nell'animus fuori dall'animus ed è di matto. Fine del recap. Vabbè, la civiltà Isu sono gli antichi antenati che sanno utilizzare le tecnologie Vado a super farmi un giro. avanzate. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Loro sono ex templari che sono passati al lato degli assassini. Erano templari nel primo gioco, adesso sono diventate assassine dopo aver visto cosa è successo nel primo bordello. Ah, il computer. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Del libro. Quello che sto vedendo di Alexios corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. L'opportunità di vedere il passato è il motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante. Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. No, ragazzi, non chiedo che cosa sia di Erodoto, perché Erodoto comunque è un personaggio storico, Forse ho delle email. si può scoprire di Erodoto anche non attraverso questo gioco. Il centro dell'universo, 400 avanti Cristo. Ah, la mappa.
Oddio, basta laggare per carità. Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Vaffanculo, Laila. Quindi hanno collegato questo libro di Erodoto. Chissà se i gemelli Frey riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Ah, siete a Londra? Che bellino, sono contenta. I gemelli Frey sono un'altra questione molto complicata. Come va lì fuori? Bene, nessun pericolo in vista. Lavorare ancora insieme è bello. I nostri metodi sono compatibili. Certo, torno all'Animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto per trovare il bastone. Ma ci sono un sacco di possibilità, un sacco di scelte. Non è facile prendere quelle giuste. Tu eri nella confraternita giapponese. Cosa faresti? Farei un passo alla volta, osserverei prima di agire, oppure ucciderei tutti e li perquisirei in cerca di risposte. La scelta è tua. Quindi esiste la confraternita in Giappone, vaffancapo! Grazie per Esiste! l'aiuto prezioso, Kiyoshi. Ti lascio al tuo lavoro. Farò rapporto se l'abstergo si fa viva. Ok. Ma domanda. Sì, si può ancora salvare, ma immagino che non abbia, se non ha alcun tipo di menu Laila dell'inventario. Cazzo è sta roba? Sembra Ford Echelon. Where are Ford? Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Vabbè, non mi sembra che. Cioè, c'è l'Animus, c'è il computer con le. Oh, scusi, psicologa, mi scusi. Madonna. Queste Va? reference della Ubisoft però sono un po' marcate, ragazzi. Madonna, il computer. Questo è un bordello sto computer perché è pieno di robe da ascoltare, di mail da leggere. No, ragazzi, no, stavolta no, stavolta no. Se c'è qualcosa di interessante ve lo farò vedere da qualche altra parte. No, no, raga, non mi chiedete di vedere tutti sti file perché sono cartelle di file da leggere, da ascoltare. No, no, no. Madonna, no, per piacere, no. Sta cosa mi uccide. Una volta erano abbastanza limitati e poi era anche divertente perché i personaggi magari mi stavano anche più simpatici, ma. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel Sì, po'. ho sganchito un po' le gambe, grazie. Sì, sono pronta a tornare da Alexios. Ok, sarò sempre qui con te. Minchia, raga, comunque tanto in là introducono Laila di nuovo. Dopo l'inizio del gioco non siamo mai usciti dall'Animus. Non credo ci sia. Non mi ricordo se ho visto l'opzione da qualche parte. Quindi ha potenziato la lancia e sta anche frizzando. La lancia è talmente potente che il gioco, guarda, non regge. Non ho capito. Quindi è una forgia. Abbiamo. Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Cioè, nel senso, mai. La lancia di Leonida, puoi potenziare. Ah, posso aumentare l'adrenalina? Sì, ti prego. Ecco cosa serve fare fuori quelli della setta. Va bene, quindi. Livello lancia 2 di 6. Ah! Qua sarà da ridere, sarà da ridere. Qua ce n'è una comunque di signorina, ma io credevo che intendesse che c'era una luce qua. Invece qua non c'è nessuna luce che gli interessi, va bene. Quindi qua c'è la foggia e posso tornare ogni volta che c'ho. Quanti. Come faccio a sapere se c'ho i frammentini? Scusami! No, io non vado via se non l'ho potenziata del tutto prima. Oh. Sì, non.
Questa sagoma ha la stessa forma della spada che Deimos aveva all'incontro della setta. Che sia stata forgiata qui. Oh no! Ma anche tu la chiami Deimos, scusami. Ah! Tutte armi lunghe comunque. Beh, Erodoto ne sarà felice. È evidente. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di me. Ah sì, Erodoto sarà sicuramente contento di questa scoperta storica. Ma e ogni volta devo farmi la passeggiatina fino in fondo per... Sapeva di questo posto. Devo farmi la passeggiatina fino in fondo per sistemarmi la lancia, scusami. Si richiude. Ah! Salve. Dobbiamo parlare. Salve sorella. Minchia, sai che sei io il maggiore, vero? Pure sembri più incazzuta. E niente, giochiamo a rincorrerci sulle rocce. Non è stato difficile trovarti. Sei venuta da sola? Stai bene? Cassandra, sei viva! Non mi toccare! No, non mi fai questo suspense, non adesso! Dai, sorellina, devi raccontarmi tutto. Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Ecco. Non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Eccoci. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli. E siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità e ha confermato quello che già sapevo. Che tu mi hai buttato giù da una montagna! Beh, certamente potrebbe... Posso spiegarti tutto? Credi che sia così semplice? Su, Cassandra, parliamone. Smettila di chiamarmi così. So cosa accadde quella notte. Ah, giusto, sì? Deimos. No, lei non posso dire di conoscerla. È una semidea. Venerata e temuta dalla setta e da tutto il mondo greco. Perché prendi ordini dalla setta? Mi hai ascoltata? Sono io a guidarli. Certo. Allora pensa con la tua testa. Aiutami a trovare nostra madre. Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Ritrovare mia nostra quello madre. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Cassandra è un po' meno dark da Cassandra. Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Possiamo riportare le cose come erano, dobbiamo solo trovarla. Alla setta non importano i sentimentalismi o la famiglia. Il suo unico scopo è il controllo. Oh, cazzo. Se è vero che ci cercano, di loro che non troveranno mai Nicolao. È svanito nel nulla. Credimi, l'ho cercato. Se ho trovato te, il figlio perduto di Nicolao, troverò anche lui. E quando lo farò, si pentirà di non essersi buttato lui da quella montagna. Non mi importa ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Mi sa che Nicolao morirà per colpa mia. Cercheremo insieme. Non avrei dovuto dirglielo. Credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Sei così debole. È responsabilità, non debolezza.
Non abbandonerò la mia famiglia solo per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere. La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. La setta ha lasciato in vita Mirin e anche Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dèi, perciò pensano che ce l'abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Dare la caccia a tua madre non gli basta? Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Politici? Come me. Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle alla sua feccia elitista che i prossimi sono loro. Bene. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo e di che cosa siamo capaci. Credi ancora di avere una possibilità? Mettimi alla prova. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo cosa sai fare. What the fuck? Ma come me ne posso andare? Cioè, tipo, vado. Questi sentimentalismi ci uccideranno. Ci siamo ritrovati, sorella. Aia. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Quindi, siccome non l'ho voluta malmenare, quello malmenata sono, malmenato sono stato io. Erodotto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Ma Erodotto, sei ancora vivo dopo tutto questo, vero?